quindi mi raccomando, cancellate tutto il curriculum. E ho accettato perché quando chiama un'associazione, per me è molto più importante di quando chiama qualcuno a titolo personale o piuttosto un'impresa, piuttosto che un'istituzione, perché chi è cresciuto dentro l'associazione sa quanto questa esperienza associativa conta per la propria vita, per quella dei propri figli, per quella della propria comunità, e quindi c'è questo legame di gratitudine che in questo senso di restituzione per quello che tanti hanno fatto per me, per i miei figli e per la nostra famiglia è necessario. Quindi diciamo così, questo incontro sta sotto questo segno della gratitudine. Io nell'esperienza scoutistica ci ho trovato moglie, è ambivalente questo, non dico proprio grazie grazie, però insomma qua è ambivalente, come ho sentito prima Paolo a fare una chiacchierata qua su quella dimensione lì. I miei figli sono cresciuti, la piccola in questo momento è una riunione scout, e casa nostra è stata sempre un porto di persone che con questa esperienza, non lo faccio per dire che ho il pedigree, perché qualcuno dice che stai piaggeriando e non gliene frega niente di tutta questa roba qua, dice c'ha un racconto per ogni associazione che incontra, in realtà lo dico perché è così, e lo dico anche ricordando una delle domande di mia mamma, che dice ma che ci troverete dentro sti scout? Mamma è una fornaia molto concreta, e quando i nostri figli sono entrati nell'associazione ho detto anche questi. Però il fatto che adesso senta i racconti dei nipoti c'è un altro giro, quindi quello che non hanno potuto i figli adesso stanno riuscendo i nipoti, quindi è per dirvi grazie di questa cosa qua. Sono un sociologo, quindi sentirete degli accenti di questa roba qua. Mia mamma sa che gli è costato tanto lavoro farmi studiare, ma non c'ha più pallida idea del lavoro che faccio, quindi ogni tanto dice che lavoro fa tuo figlio, non lo so, ogni tanto va in televisione, e questo la rassicura. È così. E il dramma dei figli alle elementari è perché dice noi ci vergogniamo che abbiamo l'unico papà che da solo fa questo lavoro, ma questo lavoro esiste o non esiste? Io ho detto guarda, voi guardate la cronaca nera, finché non sentite che sono arrestato, come dire, il lavoro esiste perché vi stiamo sfamando, quindi da questo punto di vista è molto complicato. Che fa un sociologo? Prova, tenta. Io mi definisco insieme ad altri un sociologo di campagna. La concretezza della terra, la vicinanza alle cose che accadono e questa possibilità di cogliere ciò che cambia ma anche ciò che permane. La spiego un po' così. L'ultima questione che però vorrei condividere, perché forse tutti ci dicono che viviamo un tempo complesso. In università noi insegniamo le teorie della complessità. Quando non sappiamo bene cosa dire, diciamo però è complesso. Quindi anche una fuga. Io la più grande immagine della complessità l'ho maturata da quando abbiamo comprato l'asciugatrice che sta sopra la lavatrice. E quando vedo i panni che girano o che si lavano o che asciugano, dico è qua. E quindi vi chiederei di fare uno sforzo di pensare che un conto è io che guardo i due oblò che girano e un conto è essere dentro gli oblò che girano. Noi qua stasera stiamo facendo quello che Paolo diceva in maniera incredibile, quindi lo sottolineo perché per me è importante, una sospensione del giudizio, quindi non affrettiamoci subito a giudicare, e dall'altra parte però avere consapevolezza che abbiamo la necessità un po' di sviluppare questa caratteristica di vederci dal di fuori per provare a coglierci dentro anche le situazioni. Questa è una palestra molto complicata, eh? E quindi immaginate che dobbiamo superare una tentazione, che noi raccontiamo un'esperienza di cui non facciamo parte. Allora capite che un conto è maturare la possibilità di raccontarci mentre l'esperienza
occorre, un'altra cosa è raccontare l'esperienza tirandosi fuori. Noi dobbiamo maturare queste due capacità contemporaneamente, perché se no la prima è una fuga estetica, no? Cioè racconti ciò che, di cui tu non fai parte, racconti come se ci fossero sempre altri a posto loro, che però significa anche un po' ritagliare le persone e ritagliare le esperienze. L'altra è che dentro l'esperienza finiamo tutti per fare i criceti. Pedali e mangi, fa anche una terza roba, chi c'è il criceto lo sa, è l'animale che puzza di più in rapporto alla dimensione, quindi da questo punto. E la domanda è: perché il criceto non si suicida? O perché il criceto non si mette a gambe all'aria e dice: tanto qualcuno mi pulisce, tanto qualcuno mi sfama, perché affannarmi? Il criceto non c'ha la consapevolezza della sua situazione, cioè non c'ha la coscienza, non c'ha la domanda: perché io sto qua? Allora il criceto per me è un grande monito di chiederci in quale gabbie siamo immersi, con quali vantaggi siamo accuditi, ma anche quanta espulsione della domanda di senso siamo spinti. Cioè non chiederci più che senso ha quello che stiamo facendo. Quindi sospensione del giudizio, consapevolezza della complessità con cui abbiamo a che fare, proviamo a tenere le domande di senso: ma che stiamo vivendo? Chi vuole abbandonare la sala, questo è il momento. Questo è... Allora, come tutti i sociologi, io vi propongo un sondaggio. Disturbo chi si sta addormentando, e mi scuso per chi ha un po' di artrosi alle ginocchia. Io vi proporrò quattro domande e chi è d'accordo si alza, chi non è d'accordo sta seduto. Non vorrei che vincesse il gruppo dei pigri, che restano seduti anche se non sono d'accordo, E quando ci alziamo diamoci una vista, ok? Non faremo le percentuali, però diamoci una vista. Fatto con il sondaggio, la sosta del treno è stata nociva per voi. Allora, chi si alzerà, esprimerà? È d'accordo, ok? Chi sta seduto, seduta, non è d'accordo con la frase, ok? Tutti dicono che l'ascolto è importante. Guardatevi, se c'è qualche certificato medico lo accettiamo, Quindi, ok, giù. La Chiesa per vocazione è chiamata all'ascolto. Vedo più titubanza. Datevi sempre una guardata, Se volete cacciare il vostro vicino perché è in disaccordo potete farlo, solo... Bene, su questa seconda parte guardate, c'è già una piccola minoranza attiva. Terza questione: in questo tempo il bisogno di ascolto cresce. Qua la minoranza è piccolissima, però c'è ed è interessante perché così pensiero critico è costretto a rimanere, Paolo. Grazie. Ultima questione, se volete mandarmi a quel paese potete farlo. Il sinodo, il cammino sinodale, si sta presentando come una grandissima occasione di ascolto. Guardatevi. Ok? Grazie. Se qualcuno dopo stasera fate i conti, quindi vedetevi. Vi lascio le domande.
lascio tutto a un patto, che voi non raccontate quello che avviene in questa stanza stasera, se no c'ho una reputazione professionale, però io questa roba qua la faccio anche a lezione perché c'è un primo elemento. In maniera veloce, non sufficientemente articolata, però ognuno ha preso una posizione. E gli adulti che prendono una posizione è interessante, ed è ancora più interessante, come abbiamo visto, che in nessuna delle domande c'era unanimità. Questo ci costringe a dire: come facciamo a tenere in conto i diversi punti di vista che stanno emergendo dentro questo tempo, che emergono in ogni tempo, ma come nessuno di noi può dire che da solo c'ha il polso della situazione. Questo, oltre alla sospensione del giudizio, c'è un grande gesto di umiltà. Non c'è nessuno in questo momento che possa dire due cose: che vede tutto e che sa come finirà il gioco. Questo è un punto di umiltà, eh? Lo dico soprattutto per le persone con più esperienza. In una società lenta, la figura del saggio era colui che ne ha viste tante e che sa come procederà la comunità. In società veloci, il saggio è colui che dice: ho visto talmente tanti cambiamenti che non so qual è il prossimo. Però vi dico che su questa frontiera del cambiamento, delle transizioni, questa parola che è diventata ossessiva in questo tempo, possiamo starci insieme. E Jovanotti dice, importante sociologo italiano, sarà qua al Lido di Fermo col Jova Beach, per chi è interessato, dice: io lo so che non sono solo. Cioè che su questa frontiera del cambiamento, su questa frontiera della complessità, oggi la saggezza è dire: possiamo stare di fronte all'incertezza senza prefigurare futuri come gli oroscopi, ma contemporaneamente sapendo che lo possiamo fare insieme. Come sosteniamo insieme l'incertezza? Poi su questo ritorneremo. Allora, diciamo così, da il punto, un passeggino, che cosa possiamo apprendere dalle diverse esperienze in corso? Voi appartenete a tante diocesi, eh? C'è questo grande cammino della Chiesa italiana, ma in realtà ci sono questi tanti cammini delle chiese locali. Che cosa possiamo apprendere dall'esperienza, che è la seconda sfida? Ci sono esperti a partire dal sapere, ma ci sono esperti a partire dall'esperienza. Essere esperti significa fare esperienza, non significa solo studiare per aria. E allora qua siamo in un campo di esperti, perché ognuno di noi sta facendo la sua esperienza. Apprendere dall'esperienza non ce l'hanno insegnato moltissimo a scuola. Paolo prima ci diceva: un conto insegnare, un conto educare. Sta lì la questione. Allora, che cosa possiamo apprendere dall'esperienza? Da come persone adulte, no? Che stanno dentro i contesti storici, stanno dentro la trama delle relazioni. Che cosa possiamo immaginare di apprendere dentro le esperienze dei sinodi che le nostre chiese locali stanno facendo in maniera diversissima? Io vi porto due esperienze, solo per questioni di ospitalità, marchigiane, che però vorrei condividere con voi, non tanto per indicare l'esperienza, ma che cosa queste esperienze ci fanno vedere, che magari con lo stesso metodo voi potete vedere nelle vostre esperienze, che non ce l'avrei mai fatta mai a conoscere tutte le esperienze di cui siete portatori. Ok? La prima è Fermo, è un'arcidiocesi marchigiana, è la mia diocesi marchigiana, quale faccio per contratto, e l'altra è Fano. Allora sono andato a vedere ieri dai siti, quindi è importante citare le fonti, non ho fatto interviste, non ho chiesto agli esperti, sono andato a vedere, ma se un credente o non credente va a vedere i siti di queste due diocesi, che cosa apprende dall'esperienza che ci hanno in corso, che chiamano sinodo?
Questa è la domanda. Da quella da di fermo, rischio il licenziamento ma anche l'espulsione dalla diocesi, ma ve lo dico. Il titolo è La Chiesa Fermana si mette in ascolto. La Chiesa Fermana si mette in ascolto. Ha accettato la provocazione che l'ascolto sia una vocazione della Chiesa. Ma qualcuno qua, oltre la metà, ci aveva un dubbio, dice non mi pare tanto. Non pare. Al sottopunto è, ma come questa Chiesa sceglie di mettersi in ascolto? Allacciate le cinture di sicurezza, è vero, potete andare a vedere, con un sondaggio online, 22 gennaio 2022. Sondaggio online, vi vedo sconcertati, ci avete ragione. Sondaggio online, con una mail a cui rispondere, e queste sono le quattro domande. Vedo facce. Non stiamo facendo una riunione carbonara sovversiva per la diocesi di Fermo. Se Luca è registrato, prego agli atti. Vescovo la saluto. Ma le domande che arrivano sono: con chi hai camminato e con chi stai camminando insieme in questo tempo di pandemia? Il titolo che vi siete dati per questo incontro è molto vicino, eh? Con chi stai camminando, con chi hai camminato insieme in questo tempo di pandemia? Ok? Centralità della persona. Dice, parti dalla tua esperienza soggettiva. Fa un punto della situazione. Nonna si sarebbe persa. Mamma come nonna. Secondo, come desideri che la Chiesa ti stia vicino e possa camminare accanto a te? Da un lato, quest'idea che la Chiesa debba stare vicino, però dall'altro l'idea che io e la Chiesa siamo due soggetti diversi. La Chiesa e io, come ti debba stare lì, soddisfatto o rimborsato? Una logica da consumatore? Cliente? Cliente. Adesso non voglio esagerare, però non sto di... Oh, vale quello che ci diceva Paola, stiamo facendo delle ipotesi, perché io non so bene. Tanto sono tutti amici quelli che hanno fatto questo lavoro, quindi sono prudente, però vi dico la sensazione che ha fatto a me, un po' da analista sociale, un po' però anche da credente di quella chiesa locale, anche leggermente impegnato. Terza domanda, ti senti coinvolto nella vita della comunità cristiana? Quali suggerimenti vorresti dare? Torna quell'idea che tu stai da una parte, la comunità dall'altra. Soddisfatto? Facciamo un... E l'ultimo è pensiero libero. Sfogo. Ok? Sfogo. Guardate, io conosco chi ha fatto questo lavoro. È gente di fede, è gente di chiesa, è gente che c'ha un cuore, ma per me è un esempio. Seconda esperienza. Fano. Vi leggo il titolo. Sinodo delle chiese che sono in Italia. Perché Fano dice? Si è vergognato a scrivere delle chiese delle Marche perché sembrava provincia Lotto, però in realtà dice, beh, in una chiesa universale con questo Papa che ogni documento cita la conferenza episcopale colombiana, del Paraguay, ok? Dice delle chiese che sono in Italia. Questo sguardo non è di tutte le chiese, cioè è come se ci dicesse, cominciamo a perdere l'idea che quando parliamo di chiesa italiana pensiamo che parliamo di tutta la chiesa universale. Cosa interessante io l'ho trovato, eh? Non so nemmeno se è questa la spiegazione, però vi dico sempre. E qua entra un soggetto che è l'equipe diocesana che si è interrogata, questo sta nella sintesi che hanno preparato per Roma, e dice, si è interrogata su due punti. Come accompagnare il percorso, questo verbo accompagnare, questo è un verbo caro a Papa Francesco. E dall'altra però c'è una cosa che mi ha colpito molto, che vorrei condividere con voi. Come rendere fruibili a tutti gli stimoli e i materiali. Come rendere fruibili a tutti gli stimoli e i materiali. Cioè, come se dicesse,
non possiamo dare per scontato che i linguaggi, le metafore, i contenuti siano, mi permetto di utilizzare una parola impegnativa, democratici. Cioè non vorremmo correre il rischio che questa Chiesa, attraverso il suo linguaggio, attraverso i suoi materiali, aumenta lo scalino per gente semplice. Dice, non è vero che il nostro parlare, il nostro comunicare, anche il nostro essere prossimi, sia accessibile per tutti. E guardate che se chi lavora con i giovani, ce lo diceva Paolo prima, sa che il linguaggio religioso è un linguaggio che ha 6 km di scalino in entrata, che ci fa scambiare l'inaccessibilità del linguaggio religioso con l'assenza di domanda di sacro che i giovani portano. Cioè facciamo una confusione. Quando è che ce ne accorgiamo? Che in occasione, ad esempio, di qualche, diciamo così, evento particolare, la morte di un amico per un incidente, la domanda di sacro, cioè questa sacralità della vita, emerge con forza, ma di là gli rispondiamo con linguaggio di tipo religioso che nega la sacralità della vita che loro portano. È incredibile. Mi scuso perché mi infervoro, Luca, ma su questo. Allora, quest'idea che come rendiamo accessibili, e qua c'è un punto interessante che l'Equipe ci dice, chi è che si fa mediatore culturale perché questi messaggi, questo percorso di ascolto, questo percorso di attivazione, questo percorso di abilitazione sia per tutti, sia democratico, sia inclusivo, sia partecipativo? Io credo che questa sia una grande missione, ad esempio, di associazioni come la vostra. Mediatori culturali, perché per le esperienze, perché forse siamo più abituati, perché pensando però che la cultura di cui siamo portatori è una delle culture attualmente e che quindi questa visione tocca un po' allargare. Che fa però questa Equipe diocesana di Fano? Prepara un vademecum e fa 3 momenti formativi per una figura particolare, i facilitatori dei gruppi. La banalizzo, me ne scuso. Però è come se questo sinodo faccia un'operazione. Parlo di me che so di che cosa parlo. Colombi, sai sciare? No, dovresti sciare di più. Lanciati su una pista nera. Io dico, ti ringrazio per la fiducia. Forse c'è una sovrastima. Gradirei un approccio un po' più graduale e un po' più accompagnato. Se non altro, liberate la pista nera da altri sciatori che inconsapevoli potrebbero vedere la valanga Colombi, 105 kg sali portati con un certo stile, che moltiplicata per la pendenza. Che cosa abbiamo fatto come Chiesa? Perché questo è un punto delicato, che capita anche alle associazioni ma anche alle famiglie. Abbiamo capito che non siamo così bravi sull'ascolto. Apriamo un percorso di ascolto. Non sai le tabelline? Fammi le radici quadrate. Tra analisi e azione non c'è congruenza. Cioè, se abbiamo capito che sull'ascolto facciamo fatica, non puoi attivare un percorso di ascolto. Devi attivare un percorso di alfabetizzazione all'ascolto. Perché se non riproduci i nodi, le fratture, le disconnessioni, le incomprensioni, i disconoscimenti che nella parte dell'analisi hai già fatto. Se io mi peso stamattina e oggi dice mi peso perché mi metto a dieta, ma continuo a mangiare, stasera il peso è difficile che sia diminuito, perché non è accaduto niente di diverso che ha cambiato il percorso. Allora da questo punto di vista c'è un punto. Quanto diamo per scontato che seppur nell'umiltà del riconoscere la distanza tra quanto dichiariamo e quanto agiamo, non siamo disponibili a metterci seduti a nuovi apprendimenti.
Fano ci dice: noi abbiamo investito per prima cosa su delle persone che abbiamo formato e che quindi abbiamo accorciato la distanza tra quello che vogliamo fare e le loro capacità. E che cosa, su che cosa abbiamo lavorato? Su come qualcuno è in grado di produrre un ascolto non in termini individuali, ma dentro un dispositivo organizzativo che si chiama gruppo. Qua Luca ne sa più di me. Paolo, scusa. Perché guardate che un conto è chiacchierare in due, un conto è ascoltarne otto. Chi gestisce le riunioni lo sa, no? Allora, perché queste due cose ve le ho fatte un po' vedere? Perché noi potremmo dirci, nei sinodi di cui voi siete protagonisti, che idea di chiesa traspare dal percorso, no, dalle dichiarazioni? Una chiesa gerarchia o una chiesa popolo? Una chiesa istituzione o una chiesa comunità? Ma che idea di comunità c'è? Una comunità chiusa, perimetrata, o una comunità accogliente, porosa? Qual è l'indicatore? Ma a chi vado? Da chi vado per attivare questi ascolti? No? Ma c'è anche un'idea, diciamo così, che del verbo che voi avete deciso di mettere nel titolo stasera. Che idea di camminare c'è? Perché vedete, fermo, campane al segno, a Loreto le campane stanno dicendo non esagerare Colombi, che il sistema si ribella, ok? Accetto, c'è tu il telecomando delle campane secondo me? Guardate fermo, no? Fermo porta un'idea del camminare che è ancora ferma all'idea di coinvolgere le persone dentro. Ma nel frattempo è arrivato Evangelii Gaudium che dice: non è il tema del coinvolgere, ma è il tema del coinvolgersi dentro la vita delle persone. Cioè non stiamo dentro una logica di marketing del portare dentro per aumentare il numero dei partecipanti alle feste di famiglia. Evangelii Gaudium dice: prendere l'iniziativa, due, coinvolgersi dentro le storie concrete delle persone. Capite che fermo da una parte fa i convegni su Evangelii Gaudium, ma la sua postura, non per colpa di chi l'ha fatto, ma perché c'è questa distanza, Fano fa un passo in avanti, dice: per questa idea di coinvolgersi non lo posso pensare come automatismo, perché l'ho detto avviene, ma ho bisogno dei mediatori, di connettori che provano a fare questo lavoro. Allora qua c'è un primo bivio, il MASCI. Come matura questa transizione, questo passaggio dall'idea di coinvolgere all'idea di coinvolgersi? Luca lo sa, quando spiego questa roba a lezione faccio il sì, scarabocchio pure il muro per andare più largo della lavagna. 7 studenti su 10 all'esame tornano con l'idea di coinvolgere. Non ci hanno paura nemmeno l'esame, ma l'esperienza di cui sono portatori è di coinvolgere. Lo dico perché qua vedo gente con lunga esperienza, eh? Come facciamo a rielaborare una postura che è esattamente un'altra? Non ce l'abbiamo naturale. Noi siamo cresciuti nell'idea di quelli fuori portarli dentro. Arriva un mattacchione che si chiama Papa Francesco e dice: cambio di direzione. Il tema è coinvolgersi prendendo l'iniziativa nella vita degli altri. Capite allora l'insufficienza del primo schema? Vedete nei vostri schemi. Devo fare due ancora passaggi, resistete? Sicuro? Allora, ad aprile le nostre diocesi consegnano le sintesi a Roma. Ok? Grande lavoro, eh? Immane. Immane. Preziosissimo lavoro. Che è successo lì in mezzo, tra febbraio, marzo e aprile?
mediocri, gruppi sinodali. Vedete? Quando io vi dico che cosa è successo, voi rientrate nella vita della Chiesa. Vedete che è automatismo? Che è il segno della nostra autoreferenzialità, no? Che è successo nel mondo tra marzo e aprile? La guerra. E la domanda legittima è: ma Colombi, che c'entra la guerra con il sinodo? Vuoi attaccare il Vaticano? Qual è il nesso? Me ne scuso, per qualcuno potrà sembrare un po' tirata, però io su questa roba qua ci ho pensato da Vicenza quasi a dirlo. Sono andato in bagno, mi sono sciacquato la faccia e ho detto la devo dire. Quindi esercitate l'accoglienza misericordiosa. Che cosa c'entra la guerra col nostro camminare in uno stile sinodale? Fermo su questo, ha fatto un'intuizione, ci ha avuto un'intuizione. Dice: non posso lasciare fuori da questo ascolto l'esperienza pandemia. Vi ricordate la prima domanda? Dice: non ti posso chiedere solo come stai, devo vedere che io ho riconosciuto dentro questa esperienza inedita di pandemia che nelle nostre vite è successo qualcosa, che le nostre domande di senso incrociano quel tema là, che il bene che vogliamo ai nostri figli e ai nostri nipoti passa dentro quei giorni, che quei balconi andrà tutto bene, dicono che lì ci avevamo, che uscivamo meglio di prima, non è vero, però ci siamo creduti, ok? Siamo usciti meglio di prima, però ci avevamo bisogno di crederlo, è stato un bisogno momentaneo, un innamoramento un po' veloce, però. Che il nostro vicino prima era il nostro coautore del concerto di condominio, ma rompipalle come era prima della pandemia, cioè ci state queste evoluzioni, ok? Che c'entra la guerra? Qual è la promessa che come Chiesa, quando parlo di Chiesa io parlo di me nella Chiesa come popolo, qual è la promessa che ci siamo fatti in questo cammino sinodale? Che ci interessa quella roba che ci diceva Paolo prima. Ci interessa di stare accanto nonostante tutto. Io non sono solo, ma io sarò tuo prossimo. Mi interessi talmente tanto che mi interessa capire quello che pensi, quello che soffri, quello che speri, quello a cui aspiri. Pensiamo anche che un pezzo di strada possiamo farla assieme. Perché dico questo? Da dove traggo un po' anche di... non saprei che sentimento provo quando dico queste cose. Ho fatto un lungo percorso in questi ultimi mesi nelle scuole superiori, incontrando tante centinaia di giovani. Io a casa ho un figlio di 24 e una di 19. Qual è stato il cambiamento? Veramente per me è stato un cambiamento antropologico, una soglia antropologica. Proprio da sempre i giovani portano una domanda: quale sarà il nostro futuro? No? Che faremo da grandi? Ma che mondo vogliamo, ok? E quindi questa è una domanda che, pur nella distanza delle generazioni, io ho ritrovato comune in me, nei miei figli, negli amici dei miei figli, in questi ragazzi che incontro, nei molti capi scout che incontro, negli studenti dell'istituto, negli studenti dell'Università Cattolica. Qual è la frattura che è in corso? Che non stanno chiedendo quale futuro. Stanno chiedendo se ci sarà un futuro, occhio. Occhio, siamo da un'altra parte, in un altro mondo. Pandemia più guerra ha cambiato l'orizzonte simbolico con cui noi ci abbiamo a che fare. E capite che se tu dici siamo un popolo in cammino che ci interessa ascoltare, conoscere, condividere, convivere, tu continui il tuo percorso di sinodo senza fermarti a dire: ma l'evento bellico come ci sta? Non interpellando, cambiando dentro. Ormai sappiamo tutto dei carri armati, delle cioè, cazzo, ogni mattina ti alzi e sembra un risico, no? Non sappiamo niente di quello che fanno ad esempio i movimenti non violenti. Ma se voi sommate pandemia, guerra, crisi ambientale,
Voi capite perché le nuove generazioni ci stanno chiedendo: ma ci sarà un futuro? Per molti di noi è imbarazzante, perché ci stiamo chiedendo: ma non è che invece di creare sviluppo, noi lo sviluppo? Non è che invece di costruire futuro, questo futuro ce lo stiamo mangiando? Allora capite che straordinario momento è questo? È un straordinario momento perché le domande di senso, mai come in questo momento, sono fortissime. Ma se io, giovane e anche meno giovane, ma anche come genitore, perché queste domande circolano a casa mia, non ho luoghi in cui ne parlo, scatta un'idea che ognuno deve portare a casa la pelle un po' per conto suo. E quindi la Chiesa diventa la Chiesa dei giorni di festa, ma non c'è una Chiesa per i giorni feriali. Quella che Don Tonino Bello chiamava la Chiesa col grembiule. Cioè quella che lavora, che si sporca, suda, spera, dispera, ma che sta sulle domande emergenti. Allora capite, quel camminare insieme significa che quando la strada è sbarrata non posso far finta, perché ci arriva la domanda: quale futuro? Vi consiglio su questo, non perché devo fare sfoggi di cultura, perché per me è stato molto importante, un libro di Salvatore Natoli, un grande pensatore, si chiama Il rischio di fidarsi. Dice: guardate che non esiste generazione che ha sperato nel futuro. La speranza nel futuro passa attraverso degli incontri con persone adulte, affidabili, che catalizzando la fiducia in quel momento ti aprono a una speranza di futuro. Allora la domanda quale futuro abbiamo non è tanto radicale sul fatto che pensano di non avere un futuro, ma ci indica che come adulti in questo momento dobbiamo fare lo sforzo di interrogarci su come tornare ad essere credibili, per poter far sì che tra di noi ci sentiamo in mani affidabili, che questa reciproca prossima fiducia diventa la possibilità di guardare il futuro. Per gente qua, questa è la più grossa crisi educativa che noi non abbiamo mai visto prima. Poi dentro questa crisi educativa ci sono tanti germogli che conviene vedere. Non è quale futuro, ma è se c'è un futuro. Io su questo mi spiace, ma poi se volete ci torniamo, però questa è la rottura che è in corso. Allora capite che come Chiesa, come popolo, come comunità, che non si ferma e dice: signori, era prevista una festa. Però come succede in famiglia? Dobbiamo disallestire la festa per ritornare ad allestire un laboratorio per farci carico di queste domande. Non è una domanda. C'è un futuro per noi? E allora dentro questa questione tre prospettive in tre minuti. Poi se volete ne ragioniamo insieme. La prima. Tocca dare un nome a questo tempo, non perché i sociologi sono fissati, questo tempo ci avrà 5.000 nomi in questo momento. Io utilizzo un'espressione che non è mia, tra l'altro viene più dal mondo di Paolo, è un pedagogista, si chiama Ivo Lizzola dell'Università di Bergamo. Ivo dice: viviamo un tempo di esodo. Torna, un tempo di esodo. Esodo. Cioè non solo l'esodo della Sacra Scrittura, ma lo stiamo vivendo questo esodo. Ci è toccato un pezzo di esodo. L'esodo ha due o tre caratteristiche importanti. Chi sta in esodo non può portarsi tutto dietro. L'esodo non è il tempo della casa, è il tempo degli attendamenti. E quindi devi decidere quello che porti dietro, ma anche quello che lasci. Tutto non ce la fai a portarlo. La seconda, l'esodo... Guardate, pensate anche alla storia di cui siamo portatori. C'è
c'è una meta che è una proiezione, ma non è una meta certa. E quindi è una grande ricerca anche delle stesse strade che spesso non ci sono. E quindi servono degli esploratori, servono dei ricercatori, ma servono anche persone che hanno la passione di ricercarla un po' questa strada. Perché qualcuno ci dice, ma le strade sono sempre quelle. E ad esempio non è vero che non c'è niente sotto il sole, si sbaglia anche la sapienza. C'è tanta roba sotto il sole, noi gliela facciamo a vederla. Questo ci vuole un grande gesto di umiltà. Terza questione, c'è una postura per chi sta in esodo. Voi avete scelto questo verbo, camminare. L'esodo è il tempo della carovana. Non puoi attraversare l'esodo in solitudine, non ce la farai. La carovana c'ha questa possibilità di camminare insieme, di tenere insieme le diverse velocità. C'è qualcuno che va in avanguardia, che esplora, qualcun altro c'ha cura di chi non ce la fa. E questa, la vittoria della carovana è che tutti arrivano, anche quelli che da soli non ce l'avrebbero mai fatta. Per, capite quanto è interessante la postura di Fano? Rendere accessibile a tutti, cioè nessuno resti solo e nessuno resti indietro. La carovana ha anche un'altra questione. La carovana è un grande luogo di produzione di speranza e di fiducia reciproca, anche tra sconosciuti. Anche tra sconosciuti. Ivo dice la sfida è quella di una fraternità tra sconosciuti. La carovana forse è la declinazione di quella Fratelli Tutti che Papa Francesco ci ha consegnato. Seconda questione. Si parla molto di comunità. Tutte le scienze umane ci dicono che ogni volta che noi costruiamo un noi, automaticamente creiamo anche un voi. Ci possono essere comunità che sono esperienze di incontro, di accoglienza, ma ci sono anche comunità che sono esperienze di respingimento, di selezione, di espulsione, di mantenimento dei privilegi. Non basta dirsi comunità, anche quelle tra credenti. Allora, qual è una direzione? La direzione è come noi riusciamo a essere una comunità di cura. Cioè non basta dirsi comunità, come riusciamo a essere comunità di cura? Papa Francesco direbbe una comunità che non produce scarti o che quando inconsapevolmente li produce riattiva percorsi di reinclusione. La comunità di cura riprende esattamente la sottolineatura che faceva prima Paolo. Pensa alle persone dentro le loro situazioni, ma senza un giudizio. La comunità di cura dice che ciascuna generazione ha un compito di cura reciproco con le altre generazioni. Per cui è una stupidaggine dire ai giovani: voi siete il nostro futuro. I giovani sono il nostro presente, sono già atterrati, vivono, campano. Nella comunità di cura è una comunità che dà voce a tutti. Una comunità di cura c'ha anche cura di chi non è atterrato. Chi ancora non è atterrato, che la cicogna ancora sta là sopra. Perché pensate al clima, pensate all'ambiente, non possiamo lavorare solo per chi già sta qua. Se no, qualcuno dice, ipotechiamo il futuro di chi ancora non è arrivato. Non basta però dirsi in comunità di cura, e qua c'è un saltino, serve essere una comunità di destino. A che cosa siamo chiamati? Panicar direbbe che cosa possiamo aspirare insieme. Allora capite che il profumo di futuro c'è se la comunità si percepisce come comunità di destino. E infine, salto un pezzo importante ma non aggiungerebbe molto. C'è una domanda. Scusate, dentro la carovana e l'essere comunità noi dobbiamo riconoscere due trappole. Avete scelto questa metafora del camminare insieme, no? Possiamo finire dentro la rotonda. La rotonda.
cammini per giorni, ma stai sempre lì. Ce ne sono tanti in questo momento. C'è da far la fila per avere rotonde disponibili. Che ti sfinisci, ma ti ridici sempre quello, fai semplicemente manutenzione del passato, presidi tutti i possibili cambiamenti perché si è fatto sempre così, metti i passaggi a livello per paura che qualcuno entra e riduca lo spazio della rotonda, e tu dici che sei un esperto di movimento, ma in realtà non fai un metro, stai sempre lì. E alla fine ti senti anche stanco o stanca, perché hai camminato tanto, ma non c'hai direzione. La trappola della rotonda. Io sono un pigro, quindi cadere nella trappola rotonda per me è micidiale. La seconda trappola è invece il contrario. Il movimento automatico. Quando è che lo sperimentiamo? Io per molti anni ho preso l'autostrada verso sud, ogni mattina adesso devo prenderla verso nord, molte volte c'è il palo che mi diventa amico, perché tra sud e nord arrivo che prima o poi mi schianterò col palo. Perché c'è un automatismo che mi porta da una parte, ma c'è un bisogno che invece porta dall'altra. Quindi questo degli automatismi, quali sono gli automatismi delle nostre comunità e quali sono le rotonde delle nostre comunità, intese come trappole, non come opportunità. Gli automatismi e le trappole hanno una funzione interessante per la nostra vita, sono rassicuranti. Non ti chiedono di attivare il pensiero critico e quindi sono molto nella nostra zona comfort, ma qua è lui l'esperto. Allora l'ultima questione, c'è una domanda importante, ma il cristianesimo ha ancora qualcosa da dire nelle vicende delle nostre società contemporanee? Ripeto la domanda perché è impegnativa, non vi darò la risposta perché se no morite, però è perché non la so. Il cristianesimo ha qualcosa da dire nelle vicende delle società contemporanee? La domanda è, non c'ha da dire all'uomo di sempre, c'è una specificazione temporale, c'ha qualcosa da dire nelle società contemporanee, agli uomini e alle donne di oggi. Vi segnalo un testo molto complicato, però se intercettate in rete delle interviste ve la cavate bene. Mauro Magatti e Chiara Giaccardi scrivono La scommessa cattolica. Luca ci aveva la coda quando l'ho conosciuto prima di studiare quel testo. Guardate com'è ridotto. Quindi tanta attenzione. È interessante, ma non fa bene alla salute. Che dicono questi due autori in un saggio molto impegnativo ma molto bello? Sì, ma ad alcune condizioni. Ci sono da allestire alcune condizioni e vi dico una che per me è impressionante. Come passare da una fede come adesione a una fede come affidamento. Una fede come adesione a un sistema, a un sistema organizzato, a una visione di strutture, e invece a un affidamento a quest'idea di padre che ama tutti indistintamente, non chiedendo niente indietro e soprattutto non avendo già scritto il futuro delle storie personali e collettive. Perché questo? Perché i giovani pensano che sia impossibile sostenere alcune delle proposizioni che vengono presentate come chiavi della nostra fede, che invece sono manipolazioni della nostra fede? Perché collidono con due questioni: lo sviluppo della conoscenza. I nostri giovani hanno una cultura mediamente molto sviluppata e anche molto evoluta. Se il catechismo resta quello della terza elementare, la loro fede resta della terza elementare, ma la loro testa diventa da trentenne e da ventenne, insostenibile. L'altra è che un cristianesimo che non fa pace con questa idea di libertà non sarà mai una porta aperta per le donne e gli uomini di contemporanea.
Su questo c'è il paradosso del cristianesimo, che possiamo tornarci, ma siccome vedo ampi gesti di insufficienza, compresa la mia, pensiamoci insieme. Grazie.